Grazie Presidente. A me, come le ho già detto, come ho già detto quest'oggi e anche ieri, nessuno mi toglie dalla testa che questa riforma è fatta per incagliare i lavori del Parlamento e dimostrare la sua inutilità e passare immediatamente alla fase finale del vostro esperimento. Ma devo dire che la nostra collega Corneli è già più avanti della legge, nel senso che ci ha detto che ha capito che la legge non va bene, che ha dei vulnus, però non fa come farebbe un normale parlamentare, diciamo, a burbe condita dall'inizio, dalla fondazione di Roma, anche i senatori dicevano se c'è una cosa che non va, aggiustiamola. Lei ci dice proprio con convinzione che la legge non va bene, che lei lo sa, ma non ci possiamo fare niente, non è che la possiamo discutere, modificarla, aggiustarla, no, è tutto già fatto. Questo a conferma che quello che si vuole fare è ridurre quest'Aula a un puro processo di passaggio di carte, come avete fatto benissimo con l'assistenza del Presidente con la legge di bilancio e evidentemente vi preparate ancora a fare. Ma come ho detto, Presidente, noi la democrazia parlamentare la difenderemo con le unghie e coi denti. Non pensiate che sia un lavoro facile, perché non lo sarà. I nostri nonni sono saliti sulle montagne, non sarà così semplice.